Professor Ugo Mattei, che ne pensa? Ma penso che sinceramente non siamo di fronte a dei ricatti, siamo di fronte a una situazione di mercato molto delicata in cui il governo farebbe bene a preoccuparsi prima di tutto di quelle che sono le condizioni sociali del nostro paese, invece di farsi attirare in avventure belliche un po' improbabili. Io non sono affatto d'accordo su questa visione muscolare della situazione. È proprio questa la visione muscolare che ha comportato disastri come quelli di Bucha ed altre situazioni terribili che non si possono guardare. Bisogna riprendere fortemente in mano le armi della diplomazia, bisogna smettere di fare la voce grossa, anche perché come Europa la voce grossa ne abbiamo molto poca. Possiamo dire quello che vogliamo, ma stiamo facendo in realtà un'operazione per procura degli Stati Uniti, che sono gli unici che davvero stanno guadagnando dal protrarsi a lungo di questo conflitto. E io credo che noi faremmo molto bene in cominciare ad aprire delle posizioni bilaterali nei confronti di Putin e discutere la situazione dal punto di vista economico con l'interesse del nostro Allora, paese in mente nona prima di tutto. Michalizze, dice Mattei, guardate.